Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi andiamo a vedere delle funzioni interessanti. Vi farò vedere come fare delle estrazioni, quindi estrarre delle masse e creare degli involucri, e come poterlo fare con strumenti diversi. Andremo a vedere anche come creare un'incisione. Quindi ricordo di lasciare un like, commentare se volete un video in particolare, attivare la campanella per non perdere i prossimi tutorial e ovviamente iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Apriamo il nostro programma Nomad Scalp, abbiamo il nostro progetto vuoto. Come esempio iniziamo con un parallelepipedo. Eccoci qua. Vi ricordo che quando faccio dei tagli decido una risoluzione del mio oggetto. Questo serve a riportare tutti i tagli e le imperfezioni il più liscio possibile. Quindi intanto ne aumentiamo la risoluzione, dopodiché mi sposto su Remesh e stabilisco che voglio un Remesh a 400, lo attivo. Ok, e ora vediamo come creare un primo involucro. Per farlo andiamo su Seleziona maschera, utilizziamo uno dei nostri strumenti, io utilizzo un rettangolo. Una volta che è tutta selezionata mi sposto sull'icona più in alto chiamata maschera e da questo menu in alto possiamo decidere le azioni da intraprendere. Possiamo decidere di invertire la nostra maschera qualora avessimo selezionato solo una porzione e volessimo riflettere la maschera sul resto del nostro oggetto. Possiamo decidere di cancellarla, di aumentarne la nitidezza o di aggiungere una sfocatura. Qui viene selezionata la dimensione, lo spessore dell'involucro che andiamo a creare. Qui possiamo determinare quanto siano lisci i nostri bordi al momento del taglio. Io utilizzo questa funzione con il massimo della risoluzione, quindi 30. E qui possiamo andare a fare un'incisione, estrarre o dividere. Potete selezionare da questi menu con una spunta l'azione da intraprendere. In questo momento vi faccio vedere un'estrazione. Quindi seleziono estrai. Come potete vedere ho già due masse. Ogni volta che facciamo un'azione con una maschera è bene poi andarla a togliere quando vogliamo fare delle modifiche, quindi spostarle o aggiungere altri dettagli o fare qualsiasi altro tipo di azione. Quindi per farlo torno su Seleziona maschera, il mio rettangolo che mi aiuta a selezionare un'area più grande, togli maschera, punto e trascino e come potete vedere adesso non è più mascherato. Faccio la stessa cosa su l'altra massa che si è creata e in questo momento abbiamo un involucro e una massa interna. Se seleziono la mia massa interna e la sposto, come potete vedere si è creato un altro cubo e questo è il suo relativo involucro. Andiamo a dividerlo così vediamo come è venuto il nostro taglio. Funzione linea, rilascio e adesso, come potete notare, si è creato un involucro del mio cubo con uno spessore determinato. Lo spessore lo abbiamo scelto noi attraverso il menu a tendina, qui in questo caso utilizzo un 0,50 che sono mezzo centimetro. Questo tipo di funzione può essere usata per qualsiasi altro tipo di massa, quindi può essere una sfera, può essere un cono, possiamo andare a fare un involucro anche di un tubolare, per esempio. Seleziono il tubolare, facciamo una curva, grandezza, lo convalidiamo, vado ad aggiungere risoluzione, ok. Dopo torno sulla mia selezione maschera, sempre con il rettangolo.
Una volta fatta la nostra selezione, andiamo su la voce maschera e dal menu in alto facciamo di nuovo l'estrazione. Ok, andiamo a togliere la nostra maschera. Come vedete abbiamo creato involucro e interno. Io vado a togliere l'interno del mio tubo, un taglio per vedere il risultato, quindi vado sulla funzione rifila. Ok, come potete notare abbiamo creato un tubolare cavo. Quando vogliamo essere molto precisi, questa è una funzione molto utile. Possiamo effettuare dei ritagli o delle scanalature anche in maniera differente. Adesso prendo il cubo che ho estratto prima, ne faccio un duplicato e mettiamo caso di aver bisogno di una scanalatura simile, ma vogliamo deciderne noi la grandezza. Possiamo fare lo stesso tipo di azione anche così, ovvero creando un duplicato, decidiamo quanto vada a intersecarsi, quindi quanto sarà lungo il nostro ritaglio. Dopodiché andiamo dal menu tendina e lo rendiamo invisibile, selezioniamo entrambe le masse, andiamo sulla funzione remesh, sempre 400, e facciamo partire. Come potete notare, abbiamo ottenuto un ritaglio della profondità desiderata. La funzione maschera può essere utile anche qualora volessimo creare delle incisioni, quindi vado ad aggiungermi una nuova massa, aggiungiamo una sfera. Ok, una volta aggiunta ne aumento la risoluzione, perfetto. Dopodiché vado sulla funzione seleziona maschera, decido di mascherare solo una porzione in questo caso. Facendo così ovviamente la selezione della maschera verrà effettuata per tutta la lunghezza della nostra sfera. Torno su maschera e questa volta faccio un'incisione, quindi selezionando l'incisione, il taglio verrà sempre spesso in base allo spessore selezionato da qui, e come potete vedere sul vostro menu a tendina, in questo momento abbiamo una sfera con una scanalatura quadrata e il nostro ritaglio. Vado quindi poi a selezionarmelo. E come potete vedere ho creato un taglio preciso. Ovviamente potete andare a fare l'azione di remesh sempre utilizzando la stessa risoluzione per andare a levigare un po' il taglio e ottenere delle superfici più lisce. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, commentare se volete un video in particolare, condividere questo contenuto e ovviamente iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ciao!